E famo che se siamo capiti. capiti. A Orsini! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! E benvenuti in questa nuova trasmissione. Uh -huh. Grazie, Sione. Andrea. A -train. Grazie a tutti per i sub. Tagli carichissimi, carichissimi, ragazzi carichissimi allora apriamo qua la rubrica troviamo l'amore per PGN perché non se ne eh, cala più. no no no, <ride> Ragazzo, no 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 censuriamo ricerca, censuriamo. censuriamo non c'è nulla Chitano, di male tenga quel microfono non c'è nulla di male. no, 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 no. Grimbaud, ragazzi. Faremo sia la. Come si chiama? La, no cosa? la posta del cuore, quella era un'altra cosa? Come si chiama no format primo... di Grimbaud. Eh. eh, Non lo so. Primo primo appuntamento, quella roba là, primo, primo ospite maschio sarà PGN. <ride> Ok, dovremmo chiare. Speed Date per PG Esatto, Speed Date, esatto. siamo carichissimi ragazzi perché domani nuova live aggiuntiva, nuovo format, format Nuovo bro. format. Bro. Vecchio video format su YouTube. Esclusivo per YouTube. Mezzogiorno, tutti venerdì a mezzogiorno. Poi magari ci saranno anche altre live extra, specie il periodo festivo, ma vi faremo sapere. Quindi a mezzogiorno, tutti su YouTube. Alle 15, tutti su Twitch. Alle 21 pure. Domani, tre live. Un disastro. <ride> ma è un guarda. format ampio, è ampissimo, ampissimo, sì. talmente ampio da essere completamente diverso da qualsiasi, da qualsiasi live che avete visto nostra, tutti quanti insieme, in studio, ma in generale al Cerbero, è un'altra cosa, un altro concept Esatto, esatto è Ivan Grieco No, 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 no. Assolutamente come? no. no. Stiamo, Beh, diciamo diciamo che non toccheremo degli argomenti così importanti che non sono alla nostra portata come, come era il Chitano contro Franchino. Esatto. No, no. Vabbè, non toccheremo quelle robe là. Quelle no, no, <ride> Gli devo spegnermi Sì, alle 12 esatto. Eh, però effettivamente un link per Ivan Griego è il seguente. Il grande Orsini, eccolo. Coperto tra l'altro da una cosa esatto, ecco. ben più interessante però. Ecco. No, in realtà ci sta. Chi di voi conosce il mitico Professore Orsini? Io no. Ok. Conoscete? No, neanche sì, io. Vabbè, un saggista qualcosa, che sì. ultimamente, ultimamente diciamo sì, negli Pol ultimi iterato, mesi è divenuto famoso soprattutto per la vicenda Russia-Ucraina Ah, pensavo quello Cicalone No, non per Cicalone, un libero pensatore come Cicalone però, no. potremmo definirlo ma, allora, non, ma non il nuovo Pasolini No, 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 no quello è solo Cicalone Che poi a me non risulta che Pasolini pa sia diventato talmente ripetitivo da rovinare il suo lavoro comunque È morto giovane però Dice che non ha avuto l'opportunità esatto. <ride> Grazie mm. Matteo. Eh... Non si eh, no, è mai boomerito, no, no, rimasto... no, pur volendo, no, eh, allora, eh, Orsini Orsini eh, qualche settimana fa è stato protagonista di una gaff su una traduzione, vabbè, una cosa, insomma così marginale. Però la cosa assurda è che ho visto questo tweet che veramente mi ha lasciato senza parole. Senza parole, io voglio farvelo ascoltare. Mm -hmm. Ok. Ma Galletto, ma è meglio che mi parli di queste cose. Galletto. Cioè? Pasolini è morto mentre stava con 17 anni. Vabbè, andiamo avanti. E poi dice Un giorno, grazie Sgarbinoide. Un giorno cioè, faremo una bella live sulla storia di Pasolini. È vero o non è vera questa cosa che ha detto Galletto? Vabbè, ma se è morto scopando, beato lui, insomma. Ma guarda che basatissimo è un complimento. Sì, ma più trovato. che altro è una fattualità. Eh, è basato. Allora, andiamo. Stanno un be, bel po' di ecco, fatti strani po'... Intorno a morte Pasolini, Mamma mia Twitter oh Certo oh oh. Nisa Galletto Alto grasso Perché io sono un esperto In strategie di sovversione Dell'ordine costituito Io sono un esperto In movimenti ribellistici Io sono un esperto In movimenti a carattere insurrezionale sono un esperto di movimenti rivoluzionari e sono anche un esperto di strategia della repressione. Sono un esperto in rivoluzioni e un esperto in repressioni e so esattamente quali tasti premere e so quali sono le reazioni ai tasti che premo. Qua parte, parte tutto questo rinchiuso entro una stanza con i muri a righe. Vabbè, ah quello... ah nel senso che sai quante persone da una stanza operano premendo un pulsante. Diciamo che lui è uno di quelli, no? Diciamo tutte queste cose. Lui, le può fare con un dito, con umiltà che rientra sia nel premere pulsanti sia nel digitare i tasti del telefono. Ok, ma se può fare. Sì, volendo, si sì. con un dito. Però da qui parte secondo me un rush di cose meravigliose, Aldo Grasso. Io ti faccio dire quello che io voglio dire. Alto grasso, io vi uso come cose. Ah, Alto grasso. Perché io sono un esperto. È, ricominciato. È, ricominciato, sì, ma ma che, è una cosa ah, fantastica è, è, è stato registrato in modo che riparte che non te ne rendi neanche conto certo. potresti rivederlo allo sì, andare avanti io. Sì, cioè, se metti il finale non te ne cioè accorgi che è talmente esperto di tante cose che, sì, le, io... che le prime delle scordi quindi effettivamente sì. potresti cadere in un loop eh. no, ma è bellissimo per... perché c'è cioè, questa con... presunzione assoluta no? io vi manipolo vi, vi faccio dire quello che voglio rivolgendosi a aldo grasso eh, che aveva scritto appunto un articolo su questa sua gaff, questo è un video. Vabbè, uno spezzone di video preso dal suo canale YouTube e niente, io l'ho ridwittato scrivendo top troll. Ma ha fatto una gaffa riguardante la guerra, cioè secondo Parenzo era una Grasso. traduzione. Non mi ricordo di cosa perché, francamente, ho letto qualche giorno fa la notizia. Ma che dice chi Parenzo? Se ne fotte. Eh? No, ma non è il vero Parenzo. Si chiama ah. Parenzo. Querela, ah, okay, <ride> un no. mix perfetto tra Meluzzi e Fusaro. Meluzzo e Fusaro, <ride> Meluzzo. Esatto. esatto <ride> eh, ah, eh. Allora, questo è un tuo link, Simone. Ma sì, è una cosa di alta tensione. Vediamo a chi tu piace che è, è buggato, ragazzi. No, sì. no, no ho pauraissima. È un gatto, Oddio, che... un no. gatto in pericolo. Ah, no. sì, l'ho visto. In uno stadio di football americano. Una, una è relativamente in pericolo, no? diciamo che se cade non si fa. Ma... Beh, dipende, È Sono, bello alto, so no? esatto, non so. Di gatti cascata via, quello che ripete madonna. Ma, no, no, no. no, ma sei alto, poverino. No, no, è mica alto. Poverino. Dice che se o muore, o una, almeno una zampa se la spezza. Grazie. Dico. Bardock, no, Baldrock. Baldrock è la la non succederà Baldrock. nulla. La fusione tra Bardock, il padre di Goku, una e una baldracca. Dovete solo credere negli Stati Uniti d'America. Il gatto si salverà. No, 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 no. Eh. no, no, no la bandiera americana na, 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 na. Grandi cazzo, eroi. USA, USA. <ride> Porello Allora, insomma, viveva e sta così, Gli Simba. Oh. I momenti più paurosi della sua vita, poverino Morello. <ride> Ma come gli è arrivato? Oltre il trauma della caduta pure la cattura. Lo usano come simba. Sì, dio. sì, sì. sì. Eh, un giorno tutto questo sarà tuo simba. Sì, sì. no. Sarà cagato sotto il gatto. Madonna. Madonna ma secondo me si è cagato più sotto per la caduta, oppure quando gli urlavano in tre sì, sì, sì. al salto. Eh, eh, però gli Stati Uniti no, d'America sono un grande paese. Dopo questo, come si fa a non pensarlo, dai esatto. ragazzi? Veramente? Pensate che la CIA che ha messo quel gatto lì. <ride> Una mossa di propaganda. <ride> esatto, il gatto sperava di de... sì, sì. morire prima, sì. Tutti secondo me se moriva nella caduta avrebbe sofferto molto meno. Davori sul colpo proprio. È vero. vero. Ma occhiali, suicidazione. Quali dei tanti? Eh, un... Guarda, secondo me questi hanno molto stile perché sono stati rivisitati. Alla Jack Sparrow. Ti piacciono Sei malvagissimo lo Ti piacciono Davide un Sembra villain. tipo un villain di 007 La prossima volta, Bravo, la la prossima volta Metti solo la lente sinistra ah, E vai in giro con questi occhiali Mazza cattivissimo ah, sì. ma il, il regista John Ford Che c'aveva la toppa no? Sì sì Sembra un sì. tipo particolare Certo sembra che ti vede pure Quanta potenza C'hanno le persone Oh no? sei più cattivo ancora Da lontano il rilevatore dei potenza è sì, tipo lì. Spectre proprio da 007. Mm, e manca un gatto. Ecco, il gatto è perfetto. Celare metà dell'anima. Come Bellissimo, fanno i super villain. Però divento cieco così. <ride> Solo da un eh, occhio. Fastidioso. Allora, eh, Lord Magazine. Anche lui c'ha autosticina. La mondezza, possiamo buono, dirlo, Lord magazine. Ha veramente avuto il coraggio di chiedermi di farvi gli auguri. Dio è un anno che usate le mie immagini in questo social del cazzo la vostra pagina di merda Lord Magazine si chiama Poly Magazine un anno che usate le clip e le notizie e le cose di Poli ma vaffanculo un anno di, di contenuti un anno di QRL che vi arriveranno auguri amici di Lord Magazine per l'anniversario della vostra pagina che fai gli auguri? vabbè rompi i coglioni ma che cazzo non so neanche chi sono auguri per il tuo primo compleanno Lord Magazine sono un grandissimo fan delle tue canzoni quelle le fa la tua moda C-Band? Eh, intendevo dire i in montaggi dell'intervista interviste del da della gente. la parte interessante, sono quando ci sono, la parte divertente. Quando, fanno, quando ci sono io, ah, ok. Ma scusate, questi che cazzo fanno allora? Non insultate, Rob. Lore Magazine, dal mio punto di vista, è l'aberrazione del concetto di giornalismo. L'Or Magazine, ma chi sono queste persone? Scusate, l'apice della schifezza. La Basta, potenza. ragazzi, non è più interessante. <ride> no, 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 no. Ah, questa è bellissima. Ah, questa è bellissima. Acicalo, ah, be ah, c'è mancato poco. Dai, non dico nulla. poi ripeto sono diverso io ben rispetto a te Marra perché tu giustamente Beh, sì. sei un pacifista io sono pacifista fino a un certo punto oggi sono eh, forz eh, forzatamente pacifista ho pensato anch'io <ride> <ride> ma infatti se ci fate caso io mi metto faccio, faccio uh, un sorrisino uh, <ride> è bellissimo la massa fronte guarda come guardano tutti quanti la chat <ride> sì. è quello che farete se ci fate caso tutti <ride> guardano la chat tutti sì. ti fa di Mm. È bellissimo, ho... Marcello ah, si è sentito eh. un po'. Poi ripeto: sono diverso io da rispetto a te, Marra perché tu giustamente sei un pacifista. Io sono pacifista fino a un certo punto, oggi sono. Eh, forz eh, forzatamente pacifista, okay. perché? Perché? <ride> perché io ho. <ride> ho <ride> l'hanno sentito tutti. Amore mio, cioè, nel senso, lì per lì è stupendo. È come stupendo. fai? Cioè, a me, è proprio arrivata. Dio, che bellezza, ragazzi. A comunque, te arriva proprio Un lapsus Se ne sì, Marcello un pochetto, molto, Ho letto la chat E diceva Eh io ero contento Che lui ci stava rimanendo male Perché sei i soliti sadici Però Porello Ho notato proprio Che lui non essendo abituato <ride> Questi dicono delle cose cattive Ma Marcello so o Mattia? No, Marcello, Marcello ha detto una cesta, Dicono delle sì, cose la cattive, chat. proprio dure. Ah, per che la ti chat, colpiscono sì. dentro. Cioè, che è una eh, cosa eh. che non devi... Ah, mai io dire. vabbè, io a un certo punto no, ho messo no, chatto chat sulle mode, con Tipo, eh, l'ultima sì, mezz'ora sì. è stata solo chat sulle Sì Io vi sa non sapevo che risolvesse... No, ma loro veramente non sono abituati. Sì, sono abituati ma infatti io sinceramente l'ho fatto pure per tutelare loro. A noi ormai che cazzo ci frega. Sì, sì Cioè, anche perché non ha senso, si sta discutendo. Poi un conto è criticare anche aspramente un conto. No, ma poi non capivano proprio che non è che dipende da noi. Cioè, il fatto... che è c'è erano poi 7.000 persone sì, con picchi sì. di 8.000-9.000 sì. gente pure o pubblico così che girava per Twitch o casual watcher comunque Ma a ho proposito ho fatto ridere che sono andato eh. sul gruppo Facebook ovviamente dopo sì. la live no? ho fatto ridere che ho visto Mattia Pileggi che è entrato nel sì, gruppo sì. Facebook sì sì ha fatto sì sì, 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 sì. è sì. entrato nel gruppo nostro Facebook del Cerbero su... sì <ride> e a proposito <ride> di Cicalone non ce l'avete Dopo aver visto un video di Simone Cicalone. Grazie per la sub, ragazzi. Avete detto in tanti di venire alla stazione di Momo perché la situazione è obiettivamente insostenibile. Allora, oggi siamo venuti alla stazione di Momo. Se volete continuare a vedere il video, eh, fatelo. Se no, vi potete schiaffare il Ministero della Sovranità Alimentare in mezzo alle chiappe. Mattia, andiamo. Qui c'è il sottopassaggio. Mattia, che come è sapete è una delle mie più grosse passioni. l'ho eh, vedere... sentito, è una proprio alla Cicalone. No, non ho capito, aspetta, lo risento. Che diceva nella frase il Momo? Siamo nella st stazione, stazione di Momo. Ah, ok. Cazzo, non so, non conosco il posto. Pensavo fosse il Momo, il casco. Pensa ah, no. ad abitare a Momo. Come, come si chiama gli abitanti sì, di Momo? I Momoani. Ah. I, i, I Momi I Momi? So. Novara? Ok. I Momani. Già da qua si vede il degrado. Andiamo a vedere. Per favore, per favore, vieni a riprendere. Attenzione, attenzione, fai attenzione dove metti i piedi. Come potete <ride> vedere qua ci sono, c'è una bottiglia di... Che è che per il salasso benedetto succoso? Zero tra l'altro, non capisco. Vabbè, <ride> zero, come tra potete vedere. Sottopassaggio è inutilizzabile. I è mommi. praticamente inutilizzabile. Fai attenzione dove metti i piedi, stanno i sorci. Il sottopassaggio è blo Vabbè. completamente bloccato. Oh, porcazzo comunque <ride> top inutile del paesino. Sì, sì, ovviamente. Che Ragazzi, sì, eh, Ulli, il nostro caro amico ha messo questo post. Mm. Ah, ma mo far carciatore Ulli dico ha messo lui il post. <ride> che squali! State arrivando! Perché oh, si bello. lamenta pure del razzismo in questo posto, Marco Porco Ah di Ulli davvero <ride> Che cazzo Vabbè ma <ride> è, è la gag da tre anni Vabbè tu. noi possiamo perché siamo suoi amici Però è posto palesando la, la mia indignazione per Marco Chitano eh, so. Non è logico per me ritenere straniero No è una cosa più seria ovviamente eh, E disprezzare non una non persona nata male. nel tuo posto solo perché è N. Una volta ridevo in faccia a gente così ora mi tocca sempre più Parere riguarda i commenti del genere. Poi ho visto anche il suo post uh, nel profilo privato aveva aggiunto per fortuna di Marco. Sapete che sono il primo a scherzare su queste cose. Bla bla bla. Vabbè, ci sono dei. Che <ride> foto, <ride> oddio. <ride> cioè dei sguardi. <ride> <ride> sì, sono dei sguardi ah, che ho me. letto un commento ah, bellissimo: Mattia Vileggi sembra Stilix, l'evoluzione di Onix <ride> quando lo scambiavi con la metal coperta. Vabbè Oddio. comunque eh, Però devo dire che è stato anche molto apprezzato Mattia Sul gruppo e nei commenti Ehi. Hanno visto il buono Che ho visto anche io in quella chiacchierata Comunque mi fate attorno. vedere Stilix per favore Prego. curiosità eh, perché me lo ricordo eh, Ma, io ma io non me ricordo, ricordo molto bene Ah ok adesso c'è un presente <ride> sì, sì 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 Ok ok <ride> Perché <ride> C'è <ride> Stampo che è Tormascellone. Eh, grazie, chi è Ehi. Chi è questa, chi è questa è? persona? Intanto Taurinas. No, grazie per i venti. Chi è sopra? No, taurins, è Luca, Luca. Luca, Cerberino. A la Luca. Luca Grande Luca. Lucone, Cerberino. Grazie. Dai, questi sabbi, ragazzi, che dobbiamo farmare qua. Eh. Vabbè, comunque tornando serio, ovviamente calciatore della nazionale italiana con i soliti commenti del cazzo. Ormai è diventato razzista convocare Bianchi. Ok, grazie Sapone. Italianissimo, vedo. Vedo. Non è e non sarà mai italiano. Nessuno ha scritto. Si sta instaurando razzismo al contrario. Ma gli italiani che fine hanno fatto? Il mio è solo un commento: non sono assolutamente un razza. Ma giocatori italiani non esistono più. Ma Sono anche leggeri questi commenti. guarda. Sì, sì, Però probabilmente sono tutti così. C'è scritto Nato a Bercelli non so se se ne n'è andato da qualche altra oh, parte. Oh Madonna, raga. Bombardino! Grazie, Eeeh, Davide! Eh. Eh, ragazzi, ma ragazzi, siete pazzi. Luca, Grandissimo! Dicevi Simo? È italiano, ma è nato e cresciuto ragazzi. in Italia. Che cosa stiamo parlando? L'italianità, eh, sì, la cultura, i cioè Tra discorsi pure poi. vecchi. Ma cioè. sì, ma poi se vogliamo parlare di contesto calcistico ci sono tantissime nazionali con uh, la maggioranza magari della Rosa mm -hmm. uh, composta da calciatori neri. Francia, mi mm -hmm. viene in mente? O ormai, cioè. algerini, cioè, ma ormai quasi tutto il mondo ma, è sì, diventato senza, con, senza contare gli oriundi, sì, però dico: Ormai c'è cioè, la... atomica? Ormai si sa che siamo in un paese che è sempre più indirizzato sul multietnico: persone che, comunque, eh, nascono da seconda generazione, magari da immigrati che hanno avuto la residenza italiana, che hanno lavorato, che hanno fatto famiglia, di conseguenza, bambini nati qua italiani. Però è di colore, no? È di colore, quindi non è italiano. Cioè, cioè ragazzi, stiamo ancora davvero a, a sti livelli. No, ma, ma purtroppo è... la, la mentalità è molto radicata. La mentalità. Sì, sì. Queste sono persone che sono ancora abituate a come si stava 45 anni fa, sì. Sì. quando comunque la multietnia... Era pressoché assente a Roma. Io ho sentito molto spesso racconti di persone, ma anche delle dei nostri genitori che raccontano comunque delle strade dove non c'era l'abitudine a vederla della persona di colore. Ma ormai penso che sia una cosa scontatissima. Ma, so, so, ma già quando ero piccolo io, che andavo alle elementari all'asilo. Già in classe per più, più ragazzi e ragazze straniere. Quindi neanche ne 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 a dire che è una cosa fresca, ma ormai saranno no, minimo vent'anni che siamo abituati italiano, a essere un credo. paese multietnico, aperto a, nu a, a, nu a nuove generazioni che nascono qui da genitori che sono venuti dall'estero. 40 anni fa c'era il contrario, magari c'era un giocatore straniero che ti faceva vincere la tua squadra. Esempio, eh. Lampante Maradona. C'è cioè un argentino. Sicuro per i club però. Sì, intendo tu. però a, a livello di giocatore straniero sì. eh, accettarlo o meno. Se fai vincere la squadra dei club diventi un. Dio. Vero, vero. Diventi tipo italiano adottato, anche sì. se magari al sì. giocatore. Anche perché perché in Italia c'era il limite: ah. il limite di, se non erro, tre giocatori non italiani per rosa. Sì. O titolari forse. Infatti mm. ci fu il famoso Milan degli olandesi, che erano Gullit, Van Basten e Rijkaard forse. Di una cazzata, eh, se... sì, 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 c'era cioè, al limite, credo, tre titolari, eh, però parliamo di club, qua parliamo di, di, nazio... di nazioni. Perché? Follia, comunque sì, penso sia un problema ormai soltanto, come dice Gianluca, di una generazione prossima all'estinzione Poi vabbè, come ho letto pure in chat, giustamente Christian Vieri mi sa che era nato in Inghilterra Ma anche Gattuso, mezzo italiano, mezzo calabrese quindi... Eh, però sono bianchi, capito? Eh, certo, sono sì, so so bianchi Ma pure i camoranesi, naturalizzato italiano, però bianco, più o meno eh, quindi... ah, ah, è vero, Australia era, è vero Australia, sì Non Inghilterra Ma per, per, su per. Balotelli che voi ricordate Eh, voglio. voglia sì, sì. So. Eh, sì, però era, era forte, capito? Cioè, non allora, cazzo quando, cazzo. quando faceva le cazzate E eh, diventava più scarso Sì, si incazzavano eh, Quindi utilizzavano anche l'arma becera del razzismo sì, Quando ci faceva vincito O Caca, pure c'era Che giocò pure nella Roma Balotelli, altro esempio di persona italianissima Madonna quindi. Eh, di Che stiamo parlando? Con tutte ragazzi. le brutture degli italiani. Tra l'altro. la cosa grave è che nessuno si rende conto di essere razzista. Cioè, o è, è la solita cosa, eh, però. Proprio scrivono: Io non sono razzista, ma sì, questo sì. non è italiano. Non è italiano, ma come è italiano? Zi? Già che non lo vedi italiano solo per il colore della pelle mm. e ti rendi conto che è nato in Italia, mm -hmm. è quello proprio razzismo. Ucaca cioè. non Vabbè, è una cosa Roma, scontata, ragazzi. però assurdo. Una cazzata Ce o cara presente come Ucaca non però, stava a però... Roma nel Milan, mi pare. Nel Milan, cara, boh, non lo so. Penso. Ah, è il Sharawi pure si sì, giocava Sharaway, è il Sharawi. certo, è vero. Me lo ricordo. Esatto, ma allora, allora che cosa cazzo scrivete? Mamma mia, sono meglio del Faina qui. Ah, può essere, oh, veramente a pancio, ma, ma, <ride> ma veramente. Guarda, eh, Tiago Motta. Anche mi ricordo, ma caca, che fino ha fatto? Caca, eh, brasiliano, ma caca non ha mai giocato nell'Italia. È brasiliano, brasiliano, porca troia. Il Brasile era fortissimo. Kaka. Kaka. Ha giocato ah, anche eh. no, no. eh, sì, sì. in Italia. Nel Milan, nel Milan, sì, in Italia, sì, ma non, eh. non i Giorginio pure, sì. Erano gli, gli anni che io seguivo un po' il calcio, quindi diciamo che un minimo ricordo, sì. Comotta, che era brasiliano, si sì, naturalizzato italiano, però bianco. Quello stava lì. Chiacomotta stava all'Inter. Grazie, esatto. Ehi, grazie prego. Prego. prego, prego, prego. Si, figuri, prego, grazie, Grazie prego. prego. Sli, figuri, prego, grazie. C'è scritto Marco, prego, si, figuri, prego, si, figuri, okay, okay. noi diciamo grazie, grazie e lui si prego, chiama prego, prego si figuri. giustamente. Allora, <ride> ragazzi, Juve Dipendenza ha un nuovo contendente, il, abbassiamo il braccio destro nel dubbio. Comunque. Oh, 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 oh. oh. <ride> Saluta politico. non preoccupare. <ride> no, così salve, si può fare. Buongiorno, fa così, dai, tipo, salve. 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 Saluto a Politico. Però. Saluto a Politico. Assolutamente oh. Oh. domani. Potremmo iniziare la live. Uh. Ave apolitici <ride> benvenuti in questo nuovo format, eh. farebbe ridere è molto romano, non eh. è male solo per le live su youtube, ci starebbe per cambiare un pochetto apolitici. grazie San Valerio allora mondocalcionews.it comunque rubino, calcio rubino è figa Rubino che cerca di scrivere Bona diletta le otta <ride> ma si accontenta di un Bina diletta le otts <ride> <perché ride> sarà occupato cioè, <ride> <ma> è stata <ride> una mano sola Bina <ride> Si sì, accontenta di scrivere <ride> Ha scritto poi Ad una velocità impressionante Perché è Si è secondo. visto per un secondo Sto link sì. Com'era Bina Diletta Leot Leotz, A ah, Rubì Fate <ride> sentire per dopo Se ci stai Se stai Dove a Roma Dovresti essere il più veloce possibile A scrivere Madonna Fatte sentire per dopo Rubi e, fa, e famo che se siamo capiti Comunque <ride> Il binomio Calcio-Fregna È vincente L'accoppiata sì. Per la vittoria Diletta Hashtag Leotta la scopre e la fa vedere a tutti: due punti. Shhh. E senza niente. Visione da infarto. Visione da infarto. <ride> da infarto oh, eh, ti mia. schioppa il cuore. La scopre. Ma caviglia. No. Ma non si so sa, continua a far sognare i propri i seguaci una, una torta, Con dei contenuti da Cardio Palma. <ride> <ride> ecco la storia che sta spopolando Instagram. Magari. Cosa scopre? Ma che deve la penicillina No! <ride> la penicillina. Ma vorrei vederla <ride> Ma che Cosa scopre? No, c'è la curiosità Andiamo. Andiamo. Tanto si, non sarà mai la fregna Davide Quindi cioè a scopre, punto si Voglio, si voglio sapere come, come siamo stati ingannati Se era la fregna e c'è Banna non me Ma, <ride> Ma da, pare, Non penso proprio <ride> Vabbè proprio. tentiamo dai È Tent altamente Rischio, rischio, rischio Andiamo Intanto ci saranno 780 pubblicità Ecco Eh, vedi? Vabbè, diciamo, a due Ricetta carbonara vegetariana. No. Ma da Tampet? No. Eh, no! no! Ah, Aspetta, questo mi interessa. Pro prolunga l'amore con tua moglie per tre ore. Usalo prima di iniziare. Clicco. Clic grazie, Luca, oh, grazie, oh, Luca. grazie, Luca. 5 sub. Oh, grazie. Grazie, ragazzi, regalo, Siamo belli al top, eh. Metti un'altra scheda, Andiamo. ce lo teniamo per dopo la live. Ecco oh, ecco il post che ha fatto sognare vabbè, Instagram. L'ha mostrata. Foto, è una foto in costume. Ma che ha mostrato Ed a è Finito l'articolo? No. Il suo nuovo amore, l'ex portiere del Liverpool. Ok, Beh, è... oh, oh, la bello scopre bello. tutta, eh. La scopre, la scopre tutta. No, tutta. C'era scritto qualcosa, no? no. Scritto qualcosa, ragazzi, no. Su. no, no vi giù, vista, giù, ne ne giù. Io ho visto Amadeus, quindi giù. sotto sta foto, eh, che è qua. È la Mateus. scopre tutta, mm. oh, di seguito fai... la foto, ecco, di seguito la foto, no? Fermi clicco la foto, la foto, la vai, clicco ambia scena, vai, Aspense, bravo Marco. Un po' di suspense. Ma no, sei così, tuttate fuori, ragazzi. Creme, l'aspettavo Ma ha la scoperto tutto, ma tutta, sta venendo un infarto. Che non è clickbait, Arbol. Mazza, ma si può, può far vedere così, ma si può far vedere così, facciamo sono... vedere, facciamo vedere. Sta messa a prova. Facciamo vedere. vedere, Marco. Vada medico. reaction reaction medico. reaction vai. Clicchiamo Eh non parte più. Mo. Eh, eh, ecco eh. dove porta quel link. Qui. Altre no regà, era come le storie no, che poi vedere una volta sola Era come le storie e che puoi vedere una gignolo. volta sola regà. Prima c'era la foto, ora l'abbiamo riaperta e non c'è più eh, Molto furbi, eh. mettono tipo giusto, le cose Così che... devi cliccarlo da un altro IP Sì, te... Hai EP, la possibilità poi, eh. di vederlo una volta sola Però pensare. potete usare NordVPN Un tesclamativo in chat Un VPN per vedere più volte la stessa foto della leotta Questi modo, qua su esatto. altri articoli esatto. della Esatto, stessa... ci porta... Su Lidi inesplorati, Ivana Knoll Senza reggiseno scoppiano le bombe. Chi è, a... Chi è Ivana Knoll? Chi è Ivana Ivana un, Ivana un Ivana. esponente de... de dell'integralismo islamico. No, dai, perché dici queste no, cose? Ma è il primo ministro della Finlandia, ragazzi. <ride> <rega. ride> <ride> 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 sembra più Perché fa quella con moto GP. Non lo so. Vedo una... Anzi, no, vedo un che fai? Ah, io ah, vedo no. un campo di calcio che sì. sta per esplodere, non so te. Coppiano so, le bombe. <ride> Ivana eh. Knoll, sempre lei, la canotta è trasparente Curve pazzesche eh. Immagine esclusiva Vedi che fa con il la Formula mondo... 1, curve pazzesche zi. Ah giusto, eh. giusto, è vero, è vero. Non c'entra niente il patriarcato Marica possiamo... Fruscio, quasi nuda Bombe stupefacenti, visuale sublime <ride> Ma vedi, scoppiano le bombe Bombe stupefacenti Dovremmo fare, sai cosa Simone? Eh. Una canzone con i titoli tipo questi mm. Stivo... Scoppiano le bombe Bombe probabilmente Centi... tipo ora sarà? passano le ore. Rubino eh, scrive. Per le, le bombe. So. Rubino la scrive, l auto, l auto, la, la, la conosco Marica. Ma la conosci bene o molto bene? Per me è molto bene, molto bene. Poi il vestitino è troppo corto. Si vede proprio tutto. Visione da infarto topless e perizoma vabbè beh, beh. curve pazzesche Elisabetta <ride> folio, Canalis mezza nuda in auto fuoriesce il davanzale <ride> intimo da infarto fuoriesce dall'auto oh, ma quanti beh. infarti ma, ma, ma non gli ma restano mai per condividere sta roba Vero. bombe infarti <ride> vedi strana, vedi non esplode non so. il bottone della camicia visione da infarto mamma Violanda. mia ragazzi. non aspettano una... oh, poi ho dei Mamma mia, se ma mettessero non lo so, sinonimi e contrari infarto, e eh, beh, ma, non è, ma non sono tutti il, a livello di uve dipendenza. Il, sì, certo. il ah, target dipendenza. medio di queste eh, cose è proprio er Panzone eh, con la canottiera sporca olio che sta lì a guardare i programmi di calcio e non vede l'ora che succeda una cosa de 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 del poi... genere. Non vede l'ora che arrivi proprio la, la diletta Nazionale. Ma poi basterebbe Instagram Cioè tu queste ragazze le puoi seguire tutte tranquillamente sì, Su però, Instagram no? Sì ma quando accade in tv c'è un altro sapore Ah in tv dicono io eh, Parlavo degli TV. articoli Cioè quindi, il pisellino barzottino no, davanti sì. alla tv la domenica sera Quello sì capisci? Quello sì, eh, quello. Quello sì. Perché c'è l'imprevedibilità. Ma ci voglio rinunciare al pisellino No, al no, no, giusto, io parlavo degli articoli. Ah, sì, sì. Cioè l'utente medio che bazzica sul sito dei calcio. Magari per curiosità dice: Fammi vedere sta foto. Poi non scamma. Perché è una foto normalissima come quelle mm. che mette su Instagram H24. Marco. Ho un link per te. Ma uh, posso dire una cop, cosa che fa, farà ridere, no? Legata a questo link, peraltro. Sì. Appena l'ho visto, non mi chiedete perché. È un ragionamento strano che sto pure in difficoltà a fare, ma in difficoltà perché non so come farlo. Credevo fosse una cosa di Ciccio Gamer. Ok. Per i colori. Sì, sì. Bravo. Sì, sì. Colori Vero. e l'impostazione della cosa. Non so, mm. non, non so che tipo di occhio, che tipo di mentalità ho costruito negli anni, però. Posta. Mi è venuto in mente, cioè, guarda tipo la forma la cosa. No? Magari alla fine appare Ciccio Gamer. No, no, eh. Una e cazzatina. Royalty in so. realtà, interessante. So. Significa che non so spiegare perché. Che, altro. che la brandizzazione di Ciccio Gamer è potentissima. Mm -mm. Perché in realtà, quella roba fatta così eh, non so, ti ti piaccio piaccio è uno dei i, dai, 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 dai. i non colori non i del paguro. Che tu ricolleghi subito sì, a lui ma pure delle scritte. No, ma anche in realtà come vengono fatte le grafiche. Eh. Mi ha ricordato molto: eh, sono il suo quelle suo da lì: c'è sempre arancione, giallino. Sia il tipo di testo, sia il colore, sì. sia l'ombra dietro, fatta in quel modo. Proprio sì. cioè sembrava pare. Magari è lui che l'ha fatto sto video. Proprio. Esatto, eh, Filippo Pagani, fisico da Spartano. Vi dice qualcosa? Sì, non Sì. Grandissimo ricordo, no. fisico da Spartano. Questo è per te, Marco, perché voglio consigliarti. È una delle, po una delle pochissime persone che non siamo mai riusciti a portare ospite. Esatto. Io penso che con Obama. Saremo saremmo riusciti in maniera migliore, volevamo fare una live confronto uh, Filippo-Flavio Raponi. Devo dire che ho visto un'altra live confronto con Filippo Pagani, il fisico da spartano, e Luigi Colbax, che è un, um, un atleta che parla ovviamente anche di queste tematiche. L'ho vista, un po' deludente, devo dire. Mm perché Luigi aveva portato delle critiche solide e lui rispondeva più o meno sempre con vabbè ma questo è marketing, qua enfatizzato, iperbole, quindi forse sarebbe stata pure noiosa. Cioè l'ho visto meno, uh, meno impreparato di, di quanto avessi ipotizzato, parlo di fisico da spartano, però un po' noiosetta, ma... per, perché comunque non, non andava sul contrattacco, era molto così tranquillo, rimaneva nell'ambito della pubblicità... Un al limite ma tollerabile quindi. Posso essere onesto Anzi forse questa cosa neanche la dovrei dire Però me ne frega un cazzo Vai. All'epoca non ricordo Chi doveva essere il confronto Con Raponi, stavamo preparando. O Raponi. O YouTube. Eh, Flavio Raponi Mi è sembrato Di captare Non tanto la Cioè la realtà detta Era ho impegno da fare Da parte di chi dei due? Di, di Spartano, Sulla. ok. Perché, in realtà, dall'altra parte c'era insistenza sul fare live okay. per, per poter rispondere sia a noi sia a lui. Ok. E non è mai potuto avvenire perché, non lo so, mi ha dato quella sensazione tipo di ciò da fa. Però in okay. realtà non, non voglio venire perché non voglio venire. Vabbè, e mi è dispiaciuto perché sarebbe stata una live molto interessante perché, peraltro, ehm, io lo seguo pure ogni tanto. Lui, e apprezzo anche, ma quindi, Spartano e... dicevo, che no. eh, sì, no, dicevo ah, Raponi, no. Raponi. Pensavo Spartano, no, no, no. no, no. Eh, pe... Vediamo, sta cosa è troppo curiosa. Sì, no, stavo rispondendo un attimo. Sì, Grazie. Stiamo... No, 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 112, no, mi hanno detto sul discorso del suo allenamento ormonale. C'è una live, eh. c'è una live sul canale Cerbero Podcast. Se cercate. Uh, gorilla, come si chiama effetto Gorilla? Ah, forse, no, allora, si chiama effetto Ercole. Però la live si chiama tipo effetto Gorilla. Mm. E lì trovate le, le mie considerazioni. Allora, dicevo, Marco, Eccoci. questo è un workout per te per 18 Leonida. minuti al giorno okay. che potrai fare in collegamento sul nuovo format. Volendo. Così possiamo vederti e posso Fantastico. allenarti. Il giorno, prima di colazione, tutto quello che. 18 minuti al giorno prima di colazione tutto quello che serve per un fisico d'attore grazie a questo nuovo trucco ormonale di Hollywood scordati allora. le diete da fame tonnellate allora, fa, fa, fa trucco ah, allora, ormonale di Hollywood trucco ormonale ma poi fisico d'attore ma che vuol dire non, non ha senso però, fisico ma d'attore cioè... Massimo Boldi è un attore eh, <ride> esatto perché l'attore tira cioè. sempre ecco come fanno Hollywood sì okay. va. Poi, dopo metterà roba tipo Thor, no? Crisenforward, sì, eccetera. Sì. Però fa ridere uno, pensa a Christian Bale, l'uomo senza sonno. Eh. <ride> così: 30 kg, ah, poraccio. Alimentazione: una scatoletta di tonno e una mela al giorno. Ah. Il cardio, e scordati. Questo è importante, eh. Scordati il cardio, scordati delle diete da fame, tonno insalata. Ormonale di Hollywood, scordati le diete da fame, tonne in salata, scordati il cardio e scordati ora in palestra. Li chiamano i workout casalinghi ormonali. Sono specifici movimenti che ricalcano ciò che gli attori di Hollywood fanno per trasformare il loro fisico, stimolano la produzione dei tre ormoni. Ah, oh, vabbè, quindi suggerisce un ciclo oh, di ormoni, okay. gli ormoni la virilità, quindi divento anche più maschio. Eh, beh, certo, il testosterone. Vabbè, ah allora la risposta sì è questa. Oh. Suggerisci a un protocollo ormonale: testosterone. GH, Salute. Trembolone. Eh, eh, quella è la soluzione. Eh, Il cioè, 90% dei fisici così grossi che vedete, eh, vado qualcuno che magari già si allenava prima. Ma cambiamenti repentini di attori sono eh. ovviamente fatti in questo modo perché devono farlo, po no? ma devono farlo in pochissimo tempo. Cioè, ma non è, non è una cosa sbagliata. Eh, ma, sì, eh, a allora. parte Sir, sì, che a volte è distruttivo. Allora, è, cioè, già, è una cosa cattivo. da Allora, allora vabbè, è vero, poi, se qua così. poi parto con le mie cose, quindi non voglio rompere il cazzo. Eh, ovviamente eh, sono cose pericolosissime, danni alla salute anche con uso moderato, salvo persone che chiaramente hanno dei deficit, però nel caso di un attore, ad esempio, lì è come eh, Christian Bale che prende 40 kg di grasso per interpretare il personaggio in American Hustle. Sono cose autodistruttive, ma funzionali all'interpretazione di un ruolo, quindi mm. Chris Hemsworth che deve prendere 20 kg di muscoli Ovviamente non lo può fare in vent'anni perché il film lo devono girare prima, quindi fa dei cicli di che ne so, un anno per prepararsi al film, girare le scene. Ma sono muscoli fake. Cioè, sono, muscoli... Sono, sono muscoli, ovviamente pompati da ormoni che non sono i tuoi. che prendi se ne vanno via più velocemente? Assolutamente, sì. Okay. Assolutamente sì. Come li prendi? Vabbè. Tendenzialmente li perdi? Che è un po' Soprattutto un discorso che se lo fai, fatto. Che si alle gare sportive in discorso, che mm. si avvicina a sì. questo. Guarda, vabbè, esempio più clamoroso: i bo bodybuilding, ma, ma anche sport da combattimento, che devi arrivare a ah, togliere. Certo. <ride> Eh, per, per entrambi, poi abbiamo parlato addirittura con Mattia Faraoni sì. quando, quando è venuto qua. Quanto il discorso, il discorso de, più di de, 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 delle vasche, sì: sì, più sì di però acqua. qua si parla sì, di cose che non poi usano uno sport. No. Non allora, e infatti, la domanda è: non è sbagliato? Il, il doping, eh, cioè gli ormoni sono sbagliati chiaramente in una competizione sportiva, ovvio, eh, perché lì è barare. Io personalmente invece non, non critico chi lo fa personalmente per fare Beh, gare medica. di. No gare di bodybuilding dove sono tutti topati, palesemente, poi ci sono anche le gare natural, non me ne frega nulla. È come uno che si droga, è una scelta sua, legittima, si autodistrugge, sì. Però, ah. ovviamente la cosa criticabile avviene nel momento in cui. Eh, vai in una competizione sportiva e in bari, infatti, anche nelle Olimpiadi è successo a più riprese di beccare un sacco di gente, ritirare il record olimpici, eccetera. Questi ormoni accendono il metabolismo, attivano la crescita muscolare e sprigionano energia pura in soli 18 minuti. Senza attrezzatura e anche se parti da zero. Nonostante ci vogliano solo 18 minuti per attivare questi ormoni, il segreto sta nel fatto che continuano a bruciare, a costruire muscoli e a produrre energia anche dopo aver finito l'allenamento. Puoi scoprire il piano casalingo ormonale me, adatto tanto. al tuo tipo Io di non fisico so, e a di questo che solo dopo oh. 18 minuti li reputo troppi quando <ride> faranno il metodo. Da 4 17. Minu no. 17 minuti vorresti brevettarlo no. almeno dai 11, 11 almeno minuti. Da 11 lo, lo faccio, eh, lo so. No, ma... Se arriviamo a 10, lo faccio subito. La cosa che mi fa impazzire è che... è che parla di questi ormoni, cioè come se fossero altri ormoni. Non lo so, Magici. tipo l'ormone chitano, appena scoperti dalle eh, nuove cioè, tecnologie. questi ecco. ormoni se lo faccio al doppio della velocità, posso mettercene nove? Sì. Ah, in quel caso, prendo no? sì. <ride> <ride> esatto, okay. ok. Cioè sembra di... il G. Bravo, il G. Il G. Ah, <ride> il famoso il G. G, il GH, boy, È un realtà. nuovo ormone scoperto, cioè dice is, tipo is. È perché questi ormoni quali? Il cioè, che continuano a, bruciare, continuano a bruciare a bruciare, muscoli costruire le musole, chiacchiera. dopo l'allenamento, cioè come dopo qualsiasi tipo di attività, quando stai con la tua ragazza, quando stai sì, con i tuoi amici. Tendenzialmente è quello che si chiama cioè, aumento del metabolismo. Detto brutalmente. Cioè mm. è così che funziona, soprattutto con i pesi, tu magari hai un, una perdita calorica limitata poi a seconda dell'allenamento che fai, intensità, durata, e cazzi, vari, poi. Alzando progressivamente il metabolismo, anche magari aumentando la tua massa magra, chiaramente a riposo bruci di più. Ma <ride> vale per qualsiasi tipo di attività, certo. Se non fai un cazzo, non, non dai neanche ehm, lo stimolo giusto per eh, destabilizzare il metabolismo. Ma qual era quella, quel tipo di, di esercizio che tu durante la giornata vi stringi fortissimo il culo? Cagata No, stringe il culo. Ah, stringe? Tipo, te ne culo tutto stretto tutto e dice tutto. che ti fai gli addominali. È vero, secondo te? Bah, mm, beh, può essersi, è non facile Non credo, non conosco Posso una cosa? Sai che io i periodi dove per dire vado a cagare quattro volte al giorno, no? E per dire sì. la cagata, se sì. vai a vedere, mi dura... 5 minuti a cagata, sì. più comunque la, le varie trazioni per prendere la carta igienica sì. che io posiziono sempre, e quindi devo fare una sorta di squat. Mm -hmm. Sai che effettivamente ho notato che mi favorisce l'indurimento de, della parte. Non, non hai detto una cazzata, perché non ma ironicamente. Ma spacchini in mezzo all'addome? Sai? Lo sforzo che fai mentre caghi è uno degli sforzi che mettono più sotto tensione il retto addominale. Ma infatti non sto scherzando. Eh, ma, no, ma senti, senti, no, ma senti, mo, ma tu mo, ce l'hai Ma tu. Mo tu. Mo tu ma devi, devi, devi essere onesto Però no aspetta no, no, che ma... tu simula che cago vai, Devo stare vai, attento vai. Sì sì è attenzione. Sì sì A parte che Gianluca sotto c'ha Se voi vedete Io Gianluca c'ha il dire, grasso Però c'ha il grasso a forma d'addominale Perché sotto c'è l'ha Cioè era bestia ma pure quando è venuto in palestra Nel video con il è spampinato È un bestione Cioè c'è l'ha la muscolatura Gianluca pare che Ha esagerato <ride> Che? Che? Pare che dice um, ormoni a caso. Sto tipo, eh, ma infatti, non ho capito. Cioè, ormoni, ogni tanto lo questi no, dice questi ormoni, questi ti, ormoni ti sto proponendo con questo workout. Questo allenamento ormonale. Eh, pure, se tu parti tu da dire. zero, poi, soprattutto, non hai mai fatto. È chiaro che il tuo corpo eh, insomma, abbia un'impennata perché non è abituato, no? quindi tutto a posto. Tutto a posto. Ok, sì. perfetto. Confiazza la musica. Puoi scoprire il piano casalingo ormonale adatto al tuo tipo Cola. di fisico cliccando il link in basso. Mi sono riscoperto in un altro corpo solo dopo 30 giorni. E sono riuscito in un arco di breve tempo ad avere grandi. Sì, ma risultati. se non mi fa vedere il prima, vabbè, poi lui ogni tanto rimette. mette prima. E no, che poi no? ti definisci, è una cosa fantastica. fantastica. Non devi rinunciare ai carbo, non devi uscire di casa e non è necessario seguire un piano complicato. E in 18 minuti è finito. Quindi puoi farli prima della colazione, in pausa pranzo o in qualsiasi altro momento della giornata. In appena 4 settimane potrebbe stupirti ciò Bido. che vedi allo specchio. Ho mm. ottenuto dei risultati impensabili, ci video Lega, cioè, sì, ma l'ho visto solo io No, no, sì, sì, ho visto Quindi puoi farmi Don prima Bidipo, della colazione Franco O in qualsiasi altro momento della giornata barzottino. appena barzottino 4... No, vai. Come no? Don Vito tra qualche anno Dopo l'allenamento Senza la barba Mi eh. ricorda Gasman Sai me. me che mi ricorda? Mi ricorda Gasman Mi ricorda Don, Don Vito Vittorio. se facesse i stessi trattamenti Che ha fatto negli anni Cristiano Ronaldo <ride> Ma l'hai mai visto, Simo, Cristiano Ronaldo quando era giovane? Sì, 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 sì. Vabbè sì, ci sta. Alessandro Casman mi ricorda. Schippa un po' che c'era uno in mutande, Poi c'è Max Proietti. No, aspetta, ci stanno tutti, Vai. Qualsiasi altro momento della giornata. Allora abbiamo... Shade. Sembra di Moldigno sembrava Max Proietti. Erchitano No, questo è... Questo è Iacono. Ma le È lui. È lui. È lui. Quello prima mi pareva. Questo... Questo. Questo che cazzo uno... è? Ciccio Merrino. Ah ok. che <ride> Cristiano allora. Ronaldo. Eh no, vai avanti, ah, non giocare. Col fisellino. Col fisellino. Siamo in palestra. Non ho ottenuto i risultati che ho ottenuto in questi anni. Sei Wolverine. ah, trovi, oh. Sembra pure grande, sa. Fisico. Eh, ma se vede dalla pelle del. È È l'incrocio tra Wolverine e quell'attore che ha fatto il cattivo in Blade, quello famoso pelato. Che ha fatto ah, pure sì, il cattivo. Sì, sì, in, sì, ha fatto El, 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 El boy. Quello che, quello che la... viene tagliato a metà. Sì, sì, sì. Quello che viene tagliato a metà. Sì, sì, ho capito. Ho capito Che è vero, è vero. Sì. Sì, Me ricorda Drive. Vero, vero. Ha fatto 200.000 sì. film anche in non look up. Un caratterista un di Ron Perlman, esatto. Clicca sì, sul sì. link in basso, rispondi alle domande del test gratuito. E non sì. vedo sì. l'ora di fare la tua trasformazione di 30 giorni. Vabbè, comunque. Eh, in quella live che vi citavo prima rispondeva anche a um, domande su... Stavo per dire una cosa, meno male mi sono fermato prima del lapsus Madonna, colatti, Cristo <ride> A domande su pubblicità di questo tipo <ride> eh, No, no, meno male, non lo so, ti giuro Stavo facendo un lapsus peggiore di nah, quello di Cicalone Diciamo che non Donne. sarebbe stato contento l'avvocato Esatto, no, però rispondeva alle obiezioni ah. dicendo Vabbè, ma ovviamente... È parte del marketing, io mi rivolgo alle persone che non, non si allenano, non si sono mai allenati o comunque non esperti. Propongo un piano di allenamento da 18 minuti, eh, escluso nulla, riscaldamento. Bla bla bla. Quindi, alla fine è semplicemente un impacchettamento accattivante dove butta alcuni termini. No? Ormoni sì, e eh, cose di questo ormonale. tipo. ma ma perché è normale che si attivi il testosterone in una persona che incomincia da, da, anche da, da zero a fare esercizio no, ma profumi? Assumi no? il testosterone di... anche da esterno, da quanto ho capito pure. No, Però me, non si è capito: non, pure. non ha detto dovrai assumere degli ormoni. Gli ormoni che ti dà, che sto allora? Ti oh. dà degli ormoni? Fermi tutti, fermi tutti. No, 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 ragazzi. Eh, non ti dà, eh, dà eh, perché si tutti, attivera, no. Grazie a questo elemento si attiveranno sì. degli ormoni. Esatto. Questo ha detto, ma è normale: si, si attivano a prescindere. questa sì, certo. la cosa, sì. no? Sì. Sì. Eh, diciamo che inizia un passing. Eh no. no, ma allora si attivano, nel senso che, come ho detto altre volte, ognuno ha dei valori ormonali, diciamo che, e, no, adesso ti dico, Marco. Grazie, salvo. Cioè, che, da quello che ho Capito io? Non è che è una, non è una bugia, è fattuale che si attivano. Sì, sì, ti attivo. stavo rispondendo. Però si attivano pure se van palestra, capito? Eh, esatto. no, eh. no, ti stavo rispondendo, nel senso che, più o meno, se parliamo dell'uomo medio, mm -hmm. c'è un limite massimo di quantitativo di testosterone che il tuo corpo può produrre da mm -hmm. solo. Mm -hmm. E allenandoti tu puoi stimolarlo In modo che eh, arrivi a quel limite O vicino a, quelli, vicino a quel limite Eccetera eh, Però insomma quello che diceva Marco no, era, era un non mio Era, no, era mh, la risposta Al discorso legato ai fisici da Hollywood Cioè sì. io ho detto Quelle persone ovviamente per Prendere un quantitativo di massa magra in così poco tempo devono ah. assumere ormoni dall'esterno. Il G okay, esatto. Esiste, il G no, è. perché lui un pochetto lasciava sotto sottointende, ma non si capiva bene. No, è, appunto, è, è quel non tipo è di, ripeto, di comunicazione particolare che ti dice questi ormoni, però tendenzialmente sì, è quello che accade sempre. Ovviamente <ride> dipende dal tipo di allenamento, dipende dalla persona, dipende dallo storico di quell'individuo, dipende da tanti fattori. Eh, in realtà un novizio anche allenandosi 18 minuti eh, se sono le prime volte in cui si allena ha una stimolazione perché chiaramente passi da niente a qualcosa hai una stimolazione però è tutta una roba impacchettata così ma fondamentalmente mh, un presumo normale programma di allenamento ed è quello che ha detto anche in quella live però mi faceva ridere un bravo volta. marketer sì bravo diciamo che furbo. non ho i suoi risultati alla eh, mano però ma furbo e bravo nel marketing è la stessa cosa Sì no. diciamo in termini di risultati se parliamo in termini di risultati sì poi dipende, poi, cioè dipende tutto quello che cioè puoi, puoi pure vendere le mele ed essere furbo col marketing Cioè non è che sì, devi sì, forza sì. vendere una cosa che non va bene sì si sì, sì. sono furbo cambiano discorso chi adesso scusa non ti ho letto se hai scritto qualcosa eh... <ride> al massimo fai un minimo di condizionamento iniziale e non certo fisici scultori no no appunto chiaramente non è che nel giro di due settimane partendo da zero diventi come quelli che ha mostrato lui o vabbè alcuni forse sì dipende pure dalla base di partenza ovviamente ma sicuro non come che cazzo ne so Christian Bale in Batman o Capitan America uh, questo anche interessante perché darci un K per diventare un Gdo? <ride> un Gdo ho letto un God io eh sì Eccoci qui e benvenuti all'interno di questo video, sono Gigi Vento, nonché manager del reparto Generazione Opportunità della Millionary Impact, azienda leader nell'ambito della consulenza. Ma sono tutti leader, azienda ma quanti leader, leader so? Vabbè pure, sì. la leader. pure la Sdrubalini, solo un leader, pure la Sdrubalini è un'azienda leader. In quale settore? Nel nostro settore Che settore abbiamo? Uno Nella, qualsiasi? È leader nel, nel, nell'ambito Nella Nell'ambito Perché effettivamente uno può crearsi un settore mm -hmm. Cioè tipo, tu dici categoria post, podcast Siamo leader No però, uno potrebbe dire ma non proprio Ok, però podcast composti da tre persone più regista Ce n'è un altro Era discorso di Linton B Sì, bravo Tre persone più regista con lo sfondo azzurro E là la... Capito? E comincia oh. mo mo ce, ne tirano, ce ne tirano fuori uno migliore guardo, Tre persone più regista Più Lino Sonego come divano Capito? Questo è comunque. E in questo video In cui sono un nel parco stick. di Bilgost. Ma che è? Non oh. uh, lo a scrivere Un pochettino del perché è giusto investire come minimo 1000 euro per la nostra formazione? Come mai? Come mai sono qui? Come mai voglio che al termine. infatti sembra proprio posta aperitivo? Come mai? Dammi come minimo tu Prenda una decisione. Una decisione. La mia pagina fissi un appuntamento con il mio braccio destro, Simone, ed entri nel nostro. Braccio destro. Eh. Il braccio Vabbè, destro È intelligente ragazzo Ma da quando, scusami Ascolta il video fino alla fine Guarda che è leader È leader del settore Perché? Perché noi qui Formiamo generatori di opportunità Ovvero quei professionisti che: Generatori sono... di opportunità? Ma sono proprio fisicamente dei gener... generatori Sì Davide, io che ci lavoro dico di sì Sono fisicamente da dalle quali fuoriescono Delle opportunità Dimensioni? Così Ah, buono, dai. buono, dai. non è che non sarà un'opportunità così abba, mo chiedete abba. troppo abba, abba, così. è, è l'ennesima volta che sento sta cosa e sono stato pure contattato con sta cosa qua quando mi incazzai che feci quelle storie mi, mi fu scritto proprio sta cosa nel senso uh, vi riassumo no stai cercando lavoro dammi mille euro e ti apro il mio generatore di opportunità Ah questo l'hanno fatto pure a me e ai miei fratelli molto, Però non era una cosa su internet molto curioso, molto curioso Ma penso che ormai sia anche abbastanza sdoganato Quello che fanno la maggior parte Delle persone certo. Almeno eh, quelli che ho visto io Cioè nel senso Mille euro allora, ti dirò, era, era accaduto anche a mio padre, con una persona, però, che, che, che conosceva lui, ma non era su internet. Esistono delle persone che girano e chiedono: Oh, a tuo figlio serve lavoro! Me devi dare 680 euro. Ma è successo: Magari era tipo per corsi di formazione sì, è sì, Classico il di generatore d'opportunità sarebbero i 1000 euro. Vabbè, una grande opportunità, <ride> molti fanno io. tipo: sì, fai questo corso di formazione che costa, che ne so, 500 euro. E poi ti assumiamo, no? Sì, ma poi eh, sì, so. non è mai come ti dicono, insomma. Eh, poi molti sono proprio scam, ma sono proprio truffe vere e proprie, sì, che sì, scappano sì, proprio, non si fanno più vivi, altri magari sono borderline. Sì, sì, ma, ma sai perché sono borderline, no? Perché io mi sono pure abbastanza informato sull'argomento tempo fa, perché quando mi aveva incuriosito, e mollai perché comunque diventa inattaccabile giuridicamente parlando, e mo te spiego pure per quale motivo, perché effettivamente... Quello che viene detto viene dato, quindi non sussiste niente di irregolare, Poi solamente sussiste un... come te posso dire? L'esperienza di quello che ha pagato che magari dirà ah, è stato inutile, mm. però non è stato né truffato né scammato. No, no, certo. Perché io vendo un pacchetto dove ti do un corso, tu il corso lo vedi. Poi, se il corso a te non ti porta a niente, eh, non, 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 non ti aggiunge un cazzo, io, io te l'ho venduto. Io te l'ho venduto, certo. tu, tu mi hai dato i soldi e hai visto il corso. Quindi, che cosa facciamo? Chiaro: Il prodotto c'è, il prodotto garantito c'è. Poi l'effetto, uno dice, vabbè, ah sei tu che hai capito male, hai studiato poco. Sei stupido. Eh, certo. E questo ti porta alla condizione di dover stare attento a quello che dici, perché queste sono persone che sanno che appena uno dice la parolina fuori posto e ha un seguito mediatico, mettono in mezzo l'avvocato, perché sanno che giocano su un terreno fertile dove sono anche inattaccabili da questo punto di vista. Raga, la realtà è questa. Quindi. Eh, quanto se ne può parlare? Sì, sì. Se ne può parlare, come facciamo noi Stando attento alle parole che uno usa Perché sa che eh, Appena viene minacciato Un fantomatico castello di carte Se corre al, al, al riparo E il riparo eh, Sono gli avvocati sì, poi, A proposito eh, di discurso. Guru Oggi mi hanno taggato su TikTok mm non la canto oggi, eh, sotto, un, sotto il profilo di un tale Thomas McCorig, o McCorig, non so, Avevo okay. ah, messo anche nell'intro, era quella cosa con Rospo, Matteo Saba, vi ricordate? Che fai, ma eh. Mi ha risposto e poi esce, non vi ricordate? No. Vabbè, eh, lui che... Ma come che... ricordo chi è Matteo Saba, onestamente? E eh, vabbè, l'avevamo messa in una intro che c'era Rospo che ci dava la cosa ah, dell'innominabile. Ti sì. no? è aperto il bianco di Google che lo citava Sab. Ah, ok. Ora, okay. Ricordo, ora ricordo tutto come un ecco, flashback. Uh, mi hanno taggato sotto il suo profilo, praticamente si è fatto da solo. Um, o oh, chi per lui, chiaramente. Un video in cui risponda ad una domanda della chat, ovvero perché non vai al Cerbero, e lui dice. Eh no, l'avevo anche contattato. Eh, no, li avevo fatti contattare. Che è vero, perché me l'ha scritto un suo collaboratore. Però poi e sbagheggia eh, e poi ha detto "Ah sì, perché un altro scrive nel confronto di Big Luca. Grazie, 5 sub. Big Luca aveva distrutti, non li fa eh, sì, sì. Eh, poi Concludo con un discorso del cazzo, di, beh, perché il mondo per fare views ha bisogno di gossip, ha bisogno di cazzate. E tu, più che altro, avevi bisogno di noi per spammarti su Twitch, però poi sputi nel piatto in cui avresti voluto mangiare. Vabbè, ma insomma, personaggio top. Specializzati nel chattare e fissare degli appuntamenti per conto di un imprenditore e anche gestire mentalmente. le no, ma nelle altre live su Twitch facendo tipo le donazioni. Mamma mia che imbarazzo, non lo sapevo. Social e prendono come minimo le no, mese per fare tutto questo, vengono pagati su commissione in base alle vendite. Vabbè, ma ha già rotto i coglioni. È veramente terribile. Eh, no, questo lo, vogliamo, lo voglio vedere domani. Eh, e questo lo voglio vedere proprio adesso. Sti copia e incolla il post per il caffè e le valigette di contanti dal Qatar. Ah, non si scrive così: Qatar. <ride> Potrebbe sì. essere fatto apposta. Se scrive, se, se scrive. Come pare. no, scusate, si so sì, no. sai. È, è, è se, proprio ah, qua. È senza U. È senza U. Ah, si, si, sì, sì, è, solo ah, dai, è sei ignorato. Secondo so, me è una citazione a qualcosa. L'ha fatta apposta. Secondo me, ok, sicuramente sì, sì ridere se solo non... Ma che, che green screen è? Io ormai sono cioè, appassionato. Gusto, le pillole di Fusaro che hanno sostituito purtroppo le pillole dei Facchinetti sono fondamentali per il green screen. ...se piangere. Pensateci attentamente. Gli stessi che vogliono imporvi di pagare il caffè al banco con il POS, perché così si combatte l'evasione, sono magari gli stessi che ottengono migliaia di euro, ma che dico centinaia di migliaia di euro di mazzette dal Qatar. Credo che basti questo per dimostrare la falsità del mondo in cui ci troviamo, l'ipocrisia dominante sotto ogni profilo. No, non ha detto un caro saluto. Lo dice all'inizio, di No, spesso pure alla fine. Vabbè, un po' benaltrismo... C'entra c'è? Nel senso, cioè, quelle persone, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, uh, sta de... stava solo No, no, scrive. però io vorrei un attimo Vai. capirla, sta cosa, perché, perché altrimenti diventa la teoria del, del, del complotto. Eh. Vorrei capire questa cosa delle valigette piene di soldi di mazzette che arrivano dal Qatar. Dov'è perché... dov che hai ricevuto questa informazione? No, 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 Questa è una cosa vera che riguarda i mondiali, ma non è il momento. Eh, perché è una, ci è una dobbiamo... cosa molto importante. Eh, ma certo, ci dobbiamo no? documentare bene perché sono cose gigantesche. un pochetto. Abbiamo accennato delle cose si iniziali, ma eh, a di Ma non c'entra nulla col post, regal. Si potrebbero fare mille argomentazioni magari economiche molto più sensate, piuttosto che di dire in mezzo una storia che non, non c'entra esatto, niente che... nel merito della legge o dell'economia eh, che verrà intaccata o meno da, dal post obbligatorio. Ah, il meno. discorso è i veri potenti. Fanno tale, ma ma eh, questo è chiaro. Il discorso un po' capito. Eh, <ride> I veri potenti fanno come cazzo gli pare voi, poveracci, che non potete. Poi in realtà avevo certo. detto mille volte: non è vero, perché anche una persona non potente può farsi pagare in nero somme diverse, ma non è quello il punto. Comunque, vabbè. Eh, no, il discorso in realtà, Gian del, del Qatar è molto interessante, ma ci dobbiamo, ci dobbiamo un attimo studiare, ma se ne è parlato molto, sto leggendo in chat. No? Sì, 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 sì no, mondiale... è un tema caldo, ma io sinceramente non mi sono informato a sufficienza. Quindi preferisco mm. non toccarlo marginalmente. Ma io guarda tutte le cose. Riguardanti, io tutte le cose riguardanti il mondiale, eh, non ho sentito veramente nulla, tranne le, le cose sul Qatar inerenti diciamo, al pensiero retrogrado. Io ho saputo Solo di quelle cose De, per, di mazzette, no. mazzette per parlare bene del Qatar, per cose del genere... il mondiale qui, cioè pure un discorso che iniziamo nel 2011, però diciamo ci sono stati vari processi, hanno arrestato un po' di persone mm. negli ultimi anni, però della FIFA. Della FIFA a ah, quello, eh, un documentario pure che eh, c'è sì, sì, con, con Netflix tutto. credo, eh, che voglio vedere, quindi magari provvediamo, sì, sì. ci informiamo e facciamo sì, pure sì, una bella live parlando. con qualche ospite insomma abbiamo parlato capisci. brevemente quando abbiamo parlato delle morti sul lavoro nel, però era un'altra cosa stadio. quella era proprio l'unica allora come dico cioè, certo, giustamente è una cosa che riguarda non solo i mondiali quello che dici tu era eh, un discorso legato ai mondiali in Qatar sì. dove ovviamente non sono stati rispettati i diritti dei lavoratori sì, sono morte sì, sì. un sacco di persone per la creazione dello stadio però abbiamo accennato qualcosina sì, ma poco sì, abbiamo poca letto roba. qualcosa ma giustamente sì, sì, è un discorso gigantesco no, no, certo, certo. FIFA Uncovered su Netflix. Ok. Sì. C'è okay. pure un video eh. denovalidato. Eh, allora, il maestro assoluto Delli. Nessuno deve permettersi di toccare Delly Mello. Il maestro assoluto è stato attaccato. No. no. Tutti a segnalare questo profilo. Totti, non ti devi manco permettere di nominarlo. Sciacqua di la bocca. Grazie mille per la sub 15 mesi. Io mi ricordo che Delly Mello tanti anni fa fece un video su Totti. Forse c'è ancora, ma lo vediamo. come è uscito? E quindi, capito? Bello, dopo anni Bello. lo stesso video. Eccolo, vedi? Ma non so non so se, se no, no, aspetta, non so se, se si parla di quel video. Forse sì, ma me lo vediamo. Ma chi è che ha fatto stesso? storie? Eh, un tifoso, vedi, quattrog, tradizione romanista, riserva TR. Sono storie di Totti. Totti, Totti, Totti Francesco. Ah, Le dicevo, mezze scuse che sentirete poche. nella sua storia sono false. In privato mi ha mandato un audio dove dice che l'ha fatto perché è un pacifista e si sente minacciato. Io lo immagino. Oddio mio. Nessuno ti ha minacciato e ho spiegato il motivo per cui. Eh, certo. Se mi minacciate, chiedo scusa. Se la violenza. Io sono un pacifista, se uno è violento con me, io chiedo scusa. <ride> io lo amo. Scusi. Che top troll. Chiedo scusa perché mi sento minacciato. No, ma è un grande. Spero <ride> faccia pace con paride, Totti. Però, paride, Metti paride, modelli paride. mello Totti. Chiedo scusa C'era un video stupendo minacciato. dove parlava di Totti dicendo tipo è una pippa perché è stato. Una merda con lo sputo sì, di Polsen, eccolo. <ride> Tutti i si... ah no, è OCV Sport che parla Ah, del... ecco Assun. qua. Allora, ecco, perché, sì. ecco qua ah, per parlare di OCV. Ok, ok. Sì, infatti, <ride> avevo letto un, um, un post sul gruppo nostro, credo, di Delli, dove diceva ormai mi sono confermato top ospite anche dal pancio. Vabbè, e questo, questo, mi sa che era questo, cinque anni fa, Totti si ritira io godo, addio Totti, mi sa che era questo Ciao, ciao Totti, grandissimo vincitore, lo ricordiamo tutti Ci tengo le mie orecchie Totti, ciao. ciaone. Ho fatto un video tempo fa dove massacravo Francesco Totti. Ah, no, non era questo. Era ancora più vecchio <ride> quello che l'ha quello che, fatto in amarea. No, forse no, la leva. La sa reaction questo, di odio 5... oh, no. Scusa, metti la reaction di odio Vediamo. So, sono curioso mm. di, di come l'ha realizzato. Vabbè, ma non tutto. No. Però dopo anni avrà no. maturato av il suo pensiero. No? Nel 2022, Se... eh. secondo me, l'avrà ampliato il pensiero su tutto. Ah, ottimo, ma c'è proprio lui. Perché... Sì, ah, è un ospite. Okay. Pensavo che avevano visto il video. Sì, sai che sono anche pseudo d'accordo anche con questo? Che c'è il medio che è. Ma come sta a le... st casa le... di nominabile? Non <ride> <ride> <È possibile. Davvero. ride> ho sentito. Che ha detto. Eh Guarda, me, me è bastato sentire quello che ha detto sto ragazzo. Ma come fai a di questo frate? Secondo me, Delli già ha detto qualcosa su Totti. Eh. Guarda. Questa mi sa che era la risposta: come bellezza. fai a di questo frate? Guarda che bellezza! Un attimo: il Ah, ok, <ride> interpretazioni meravigliose. <ride> La ma quello con un piede deve andare là. No, ecco, ecco, ecco qua, dai, da qua Quasi secondo me lo sfondone come... Ma posso parlare? Ma posso parlare? Uno sta dentro il furbo. Dai, <ride> <ride> dai. <Vorrei ride> non posso neanche uscire. C'è uno dietro, non posso uscire. Eh. Vorrei dare una lettura di quei momenti Secondo me Spalletti voleva fare un favore a Totti Fingendosi il nemico del popolo Dando occasione a Totti Di ritirarsi con un nemico Invece di ritirarsi beh, ah, Poi hai detto lo stronzate io con tutto il bene Cioè non no, è tutto posso dire Quello che mi pare le stronzate ah, Fino a ora sentite solo dire la te Tra l'altro ah, no. no. eh. Allora grazie a Danubi9 Per l'abbonamento regalato E anche a Spalletti Ormai la Con la parte di ah. C'è un cambiato alla Roma, fine. A ah, Vast, finito là Ma allora non, non Capisco non che a Roma c'è certo il, il feticismo degli eroi perché è la città nata da... però non è così. Cioè, fate conto di con una, una realtà che è più perseverante delle vostre opinioni. Belli, no, però c'è la realtà. Sai che sono anche pseudo d'accordo anche con questo? Che c'è il culto ma... degli eroi che simitizza... Che c'è di San che è manica e strappalto. Commette lo stesso errore dei romanisti che dicono Totti, il miglior giocatore della storia. Chiaramente bravo, bravo. Non è il migliore, mamma ma mia, lei... ragazzi! Che palle sti romani che parlano no. su Twitch. Ma, mamma ma che palle, mia. Che, <ride> proprio trasmissioni di sei ore che parlano di calcio per me. Eh? No, il problema sono i romani che discutono su Twitch. Cioè, non ah, se ne può più. Ma quello sono d'accordo anche in quello. So anche basta, in quello dai. Eh? Che palle, discussioni sterili tra romani a Borgatari, cafoni. Quel dialetto di merda Poi dialetto Vogliamo okay. chiamarlo dialetto? Wow. Napoletano Napoletano è una lingua È una lingua È una lingua vera e propria Cioè Il nostro è un intercalare cioè. Nostro Vabbè il sardo intendi No ma più che intercalare È un dialetto serio Poi c'è una lingua Una cosa ancora più elevata Come il napoletano E poi c'è sta robaccia qui Dunque c'è lo stesso Per essere Serio diciamo cioè, c'è chi può dirlo anche di noi, ovviamente. Cioè, tipo, tre ore a parlare del web. Sì, eh, questo, questa mia gag era. Tre ore a parlare del web. No, riferimento alla live dell'altro giorno. <ride> ah, so. Dell'ultima, no? Tutti, tipo, 12 romani <ride> in una stanza. Infatti, ho letto dei commenti sì. bellissimi, tipo, ho capito il vero problema di questa live. Roma. <ride> È chiaramente Roma <ride> eh... Sì, sì, io tipo eh, un altro commento su Facebook Ho questa live, ho capito che sono fortunato Non sono una a allora esatto, Roma Esatto, esatto, era esatto la la roba realtà, lì. Io, nonostante tutto, mi ritengo Orgoglioso di essere nato a Roma Cioè, mi Ma piace sì, cioè, a me. Non, non ci fraintendete perché Magari possiamo sembrare A volte anche degli anti-romani Tipici, no? Però, non siamo a centi, me fa dai. piacere Essere di Roma, Ma sì. onestamente Ma sì Forse l'educazione civica a scuola in questi casi non basta. Grazie, Sol. Sempre più convinto che qualche mese di servizio militare o civile farebbe bene a tanti. Ma leggi il commento sotto: eh beh, ovvio, il primo, ottimo. Il primo, servizio militare a 14 anni così da fornirgli le competenze per fare bombe più efficaci. Bravo ragazzo educato e di buona famiglia, questi vanno tolti ai genitori e messi in riformatorio. Non puoi giocare alle slot, il 14enne si vendica con una bomba. Eh, la l'udopatia, questo ed altro, insomma, no? Sì. Beh, l'ha presa bene. Ma fate le bombe, quelle che non fanno male a nessuno, no? È bombe, le bombe di fiori. È bombe di fiori. Le bombe che stanno quasi per scoppiare, eh. folla e Fiori eh. nei bomboni. Le cosiddette tette. Sì, sì, sì. Vabbè, io non pensavo che il Gabrone si sarebbe spinto fino a questo punto. Però... Gabrone non avrà mai un limite, sì. Il limite del, del gabrone sarà se stesso. La sua morte dice no, secondo me no, no sarà, rimarrà... per, sarà per causa sua. No, ma rimarrà comunque come un simbolo. No, Come sì. Gesù che abbiamo qui. Certo. Che ultimamente inquadriamo anche poco. Troppo poco. E sì, francamente, sì. mi dispiace. Sì. Mi dispiace, dovremmo appenderlo, Ave ragazzi. Maria. Ci vediamo domani a mezzogiorno. Tre live per voi, mezzogiorno su YouTube. 15 su Twitch, 21 su Twitch. Carichissimi Che a poi pallettoni. ci si riposa Le bombe stanno per esplodere A domani dai, a mezzogiorno, ragazzi. venite tutti, ciao dai che Domani mi, ti, mi dovrò svegliare all'alba <ride> <Sì. ride> Ciao belli Che squali, state arrivando strano <laughs>